Buongiorno, che cosa sta facendo signora adesso? In questo momento stiamo preparando la cagnolina per il ring, perché chiaramente vengono qui tutti a posto, però stando nelle gabbie, stando nella giornata, cioè bisogna comunque dargli una passatina in modo che siano presentati al meglio, insomma. Che razza è questo? È un Siberian Husky. Le caratteristiche del Siberian Husky, è un cane di media taglia, nordico, cane da slitta, tipico cane da slitta, molto dolce come carattere, tipicamente lupino, cioè quindi praticamente le sue caratteristiche sono quelle del lupo. È un cane che si adatta benissimo alla vita familiare. Chiaramente è un cane che patisce moltissimo la solitudine, quindi è un cane che se uno decide di volerlo far parte della propria famiglia deve pensare che è un cane che ha bisogno di avere in casa praticamente sempre qualcuno, molto socievole, va benissimo con i bambini, non ha nessun problema, non è aggressivo e non deve esserlo, perché nell'origine viveva in mezzo a donne e bambini, quindi assolutamente non è un cane aggressivo, non è un cane da guardia, quindi dimentichiamoci che abbaia qualcuno, anzi gli va a fare le feste, quindi è un cane tipicamente da famiglia. Poi se uno vuole divertirsi può correre con lui, andare a fare jogging, andare anche a fare slitta, perché no? Bicicletta, bike, cioè è un cane da mille attività. La ringrazio. Si figuri. La signora Renata che ci presenta un esemplare di cosa? Samoyedo femmina di un anno, 13 mesi, linea americana. Tengo a precisare linea americana perché la maggior parte dei Samoyedo in Italia sono di linea inglese. Le differenze consistono nel carattere molto forte, pelo molto meno, perché il Samoyedo americano è considerato come cane da lavoro, quindi deve tirare una slitta, deve trainare qualche altra cosa, deve fare tante prove di lavoro e quindi ha bisogno di avere meno pelo. Meno pelo, meno peso. In effetti loro se vanno sulla neve non si devono riempire di palle di neve, bensì devono essere liberi di correre. Sono molto agili, la differenza tra l'uno e l'altro è il movimento, che hanno un movimento molto sciolto e molto veloce, perché hanno le zampe più lunghe. Qui e lo sterno è più corto rispetto al Samoyedo inglese, che è più grosso e ha lo sterno più lungo, cioè piccole differenze, occhi molto scuri, a mandorla, ecco, queste sono le differenze. Caratterialmente le dico, hanno caratteri molto forti, cioè non sono i soliti patatoni, ma sono duri, hanno poi personalità. Sì, molto, poi sono molto affettuosi con noi della famiglia, ma con gli estranei un po' diffidenti, ecco. Va bene, la ringrazio. Prego. Tantissimo, arrivederci. Abbiamo qui con noi un bellissimo bulldog inglese di un allevamento di Brescia della signora Patrizia. Sì, io mi chiamo Patrizia Chiara, l'allevamento si chiama Opera Omnia e facciamo la selezione del bulldog inglese. Questa è una cucciola in realtà di un anno che proviene esclusivamente da soggetti del nostro allevamento, quindi che sono stati a sua volta preselezionati, e la selezione che viene richiesta per la razza riguarda soprattutto l'aspetto sanitario. Quindi tutti quelli che sono le indagini diagnostiche atte a prevenire tutti i disturbi che sono comunemente associati al bulldog, la cattiva respirazione, problemi cardiologici, problemi di displasia. Si scelgono soggetti che sono esenti da tutte queste patologie in modo da poter ottenere soggetti come lei che a sua volta sono esenti.
quindi venire da lei è una garanzia, diciamo. Tutti gli allevatori che fanno capo al Circolo Italiano Bulldog sottoscrivono questo codice deontologico. Ecco, lasciamo questo bel messaggio. Sì, sì, che è importantissimo. Non rivolgersi a gente che si improvvisa, certo, ma a allevatori del Circolo Italiano Bulldog, proprio perché il circolo richiede queste caratteristiche sanitarie. Poi, ovvio, c'è anche tutto l'aspetto di bellezza, che poi è anche un po' soggettiva. Certo. E parliamo un po' del carattere del Bulldog in inglese. Non è un cane mordace, quindi, che non tende, anche perché per fortuna vengono selezionati anche dal punto di vista caratteriale, perché appunto l'eccessiva mordacità in un cane che ha questa tipologia di denti potrebbe diventare un problema. Certo. Quindi anche nella selezione, anche il comportamento, e per quello che portiamo alle esposizioni come questa, cani che abbiano la capacità di essere manipolati. Il giudice deve aprire la bocca del cane, mettere la mano nella bocca del cane senza correre nessun rischio. Quindi può essere adatto anche a bambini? Assolutamente, no? Sì, soprattutto bambini anche in piccola età, che magari hanno un po' più di difficoltà nel coordinare, che ne so, il movimento verso il cane, eccetera. È un cane che ha una notevole capacità di tolleranza e resilienza. E quindi è un cane che assolutamente sopporta la vocina acuta del bambino, la gestualità rapida del bambino, e quindi è un cane assolutamente adatto. Bene, va bene, abbiamo scoperto delle novità su questa razza meravigliosa. Poi ciao Fury. Ciao, ciao, ciao.